Di nuovo insieme con Linea Diretta le migliori risposte alle vostre domande in compagnia del dottor Paolo Mizzolo, medico veterinario. Ovviamente coloro che desiderano intervenire a questa trasmissione possono farlo telefonando ai numeri che vedono in sovraimpressione 0575 182 8171 oppure linea diretta @teletruria.it. Nella prima parte della nostra trasmissione ci eravamo soffermati a parlare dei croccantini e quindi dell'alimentazione dei gatti. Voleva aggiungere qualcosa, dottore? Sì, molto spesso ai proprietari, specialmente di gatti, fa molto piacere vedere l'animale che mangia, per cui croccantini a A go-go. volontà, no, andiamoci piano, è Andiamoci piano. opportuno. Il telefono, adesso il telefono, pronto? Pronto? Buonasera, buonasera signore. Buonasera. Senta, volevo fargli una domanda. Io ho una gatta di 14 anni. Sì. Normalmente fa sempre tutti i suoi bisogni nella sua lettiera. Passa qualche periodo durante l'anno che in particolar modo la cacca la fa dove si trova. La gatta ha detto signora ha 14 anni, 14 quindi anni. non è più giovanissima, diciamo così. No. Sì, Ecco. vorrei. Grazie signora, Allora, dottore. sotto quella descrizione di questo comportamento ci possono stare due tipi di risposta in senso lato. Il primo tipo di risposta è che fare la cacca e fare la pipì significa per i nostri animali, guarda che io ci sono. Perché è un qualcosa che rimane, è anche odoroso per gli altri animali, ma non solo per gli altri animali. Per cui guarda che io ci sono. Allora, bisognerebbe investigare se questo animale si sente, a torto o a ragione, perché a volte i nostri animali hanno dei comportamenti un po' particolari, diciamo così, a torto o a ragione si sente un pochino dimenticato. E allora in quel caso lascia la sua traccia odorosa in modo da dire guarda. Ci sono anch'io, considerami un po' di più. Questa è un'ipotesi, ma c'è anche un'altra ipotesi, l'ipotesi che questo animale, specialmente che non particolarmente giovane, abbia qualche problema. Problema di ritenzione delle feci o dell'urina, oppure anche proprio a livello nervoso gli sfinteri che non funzionano Può essere perfettamente. legato anche all'età. Può essere legato anche all'età, tenendo presente che oggi l'età dei gatti è Qual è stato il veramente gatto più vecchio che lei ha visitato, dottore? 24 anni. 24 anni. 24 anni, mi faceva anche ridere, povera creatura, perché stava come una persona anziana, stava su una seggiola, se lo spostavi dalla seggiola miagolava come un disperato, lui aveva la sua seggiola, il suo cuscino, punto e Mi basta. toglie una curiosità, è un argomento questo del quale si è discusso molto, è una curiosità. 24 anni di un gatto, a quanti anni di un uomo corrispondono? Perché Una enormità, è veramente un'enormità. Non si può fare un paragone, nel senso che 30 anni fa, 40 anni fa, un gatto di 5-6 anni o di 10 anni era un gatto anziano, oggi non lo è più. non lo è Del più. resto come noi persone, Esatto, l'età media si alza. Il telefono, pronto? Sì, Buonasera, signora. buonasera, io ho un problema con il cane invece che con il gatto. Ho un cagnolino, un meticcio, qualsiasi perché pensavo che avesse meno problemi e invece sta avendo un problema di prurito. Lo tengo a dieta, mangia solo le crocchette che dicano che siano antiallergiche. Però continua a grattarci, prende la pasticchina una volta al mese, le goccioline per le pulci ogni 20 giorni, tutto quello che mi hanno detto di seguire, ma nonostante tutto il cane continua a grattarci. Questo è uno dei problemi, tra virgolette, moderni, nel senso. È una delle patologie che più spesso si trovano, più spesso riscontriamo. Allora, normalmente, il suo veterinario evidentemente le ha consigliato un'alimentazione particare. Sì, Eh prende sì, delle io con. crocchette apposta, però non gli fa niente, ma che? Certo, e io concordo su questo perché il fatto del grattare, significa, del prurito, significa semplicemente che è intollerante a qualche cosa, qualcosa gli dà fastidio. Il problema serio non è fare la diagnosi, ma è capire a che cosa, perché
perché veramente è un disastro capire a che cosa. Perché se andiamo all'alimentazione può essere alle proteine della carne, può essere ai conservanti e quindi bisogna... Sono anche nelle crocchette quelle cose. Ci sono anche nelle crocchette. Esistono comunque, non le sto a dire il nome ma il suo veterinario le conoscerà, esistono anche però degli alimenti che sono particolarmente indicati nelle intolleranze alimentari proprio per fare una diagnosi, a scopo diagnostico. Per un mese e mezzo si dà quel particolare alimento e si vede se l'animale smette di grattarsi. Io le consiglierei di fare questo. Perché? Perché normalmente sono problemi alimentari. A volte, però con una frequenza minore, può essere intollerante agli acari di casa. Può essere sensibile a determinate sostanze che sono nella copertina. Quindi purtroppo il fatto del prurito e quindi delle allergie sono tantissime e è una predisposizione, non è una vera e propria malattia, è una predisposizione, cioè un animale come le persone del resto che è predisposto a questo. Grazie signora, grazie, io penso grazie che la risposta del dottor Mizzolo sia stata molto esauriente. C'è una cosa che in fondo fa anche un po' commuovere, no? L'amore che molte persone hanno verso i loro animali, perché spesse volte si dimentica anche l'importanza, se vogliamo, terapeutica di un animale, soprattutto in determinati momenti della vita. Penso alle persone anziane. Io non la dimentico perché è una delle cose sulle quali ho puntato molto, la pet therapy in ospedale, che ho organizzato proprio in ospedale, ma è una cosa veramente incredibile. Tempo indietro ho conosciuto un ragazzo, mi diceva la madre, un ragazzo che ha dei problemi. Che... Andiamo al telefono, sentiamo la prossima domanda. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera signora. Volevo fare una domanda al dottor Mizzolo. In merito, dunque io ho una canina, un metizio, che è un incrocio tra un bracco e non so che cosa. Un cane. Praticamente le viene la pseudogravidanza. Sì, sì. Ha due anni questa canina. Questa è una cosa tra le cose che abbiamo... Che abbiamo osservato, che abbiamo sentito in queste domande che ci sono state rivolte, è quella un pochino più semplice. Allora, la pseudogravidanza o gravidanza isterica è una cosa che può venire nella cagna femmina, che normalmente la prenda un po' con beneficio di inventario questo. Normalmente il capobranco di questa cagna è una donna, sì. e questa cagnolina può avere questo tipo di problemi. Crede di essere gravida, viene fuori il latte, ma così non lo è, non è gravida, ma il latte persiste e ci sono dei fastidi. Allora, si può intervenire dopo, cioè quando il latte è già venuto, ci sono dei farmaci che in compresse che basta darli nel giro di una decina di giorni finisce tutto. Si può fare a monte una sterilizzazione chirurgica, quindi asportare utero e ovaie, quindi il problema ormonale viene eliminato, viene risolto, oppure si può fare una terapia preventiva, in questo caso omeopatica, che funziona veramente molto bene e non ci sono problemi. Questa cosa in qualsiasi modo è risolvibile. Ecco, c'è una domanda, grazie signora per la domanda, grazie per aver partecipato. C'è una domanda di Alessandra che viene da Poppi. Il mio gatto mangia erba tutte le volte che lo lascio libero in giardino e poi vomita. Ecco, Alessandra domanda da che cosa può dipendere. Si ritorna sempre lì. Quando si parlano dei nostri animali, inevitabilmente viene fuori l'alimentazione. Cosa significa? Che cosa ci sta dicendo questo gatto? Ci sta dicendo: sono pieno come un uovo. Sì, veramente. E un quindi, tripone, insomma. Quindi come faccio a liberarmi un po' di questa? Perché il gatto di per sé stesso è un animale che mangia, specialmente la notte. Se gli lasciamo a disposizione i croccantini, le scatolette o qualsiasi altra cosa, quello mangia. E soprattutto di notte, è vero? Soprattutto di notte. Questo mangia. Questo mangia tutto, ma si vedono dei gatti, ho visto un gatto l'altro giorno che era 12 kg. Le posso chiedere una cosa, dottore? Il gatto selvatico esiste ancora in certe parti d'Italia? Sì. Ma rispetto al gatto normale è più grosso, assomiglia più a una piccola lince? Sì.
Sì, però sono molto belli e soprattutto sono in linea. Ecco, infatti, perché loro si alimentano evidentemente di alimenti solo naturali, quello che trovano. Assolutamente. E allora, dicevo, ho visto un gatto di 12 kg, un gatto di 12 kg è un'enormità, perché un gatto normale, un bel gatto, è normalmente intorno ai 3,5 kg, a un bello, è 4 kg, quindi 12 kg è veramente un'enormità. E allora, vengono fuori sempre gli stessi problemi. Troppa alimentazione. Il gatto cosa si sta dicendo, questo che mangia l'erba? Probabilmente mangia l'erba di graminacee che raschiano un pochino la gola per indurre il vomito. Sono troppo pieno, fatemi vomitare perché non ce la faccio perché più. Non ce la faccio più. E quindi questo è il segnale. Alimentazione ristretta. Alimentazione ristretta. Anche se mi agola un po', pazienza. Ormai poco più di un minuto alla fine di questo nostro appuntamento con Linea Diretta e abbiamo visto anche dal numero di telespettatori che hanno chiamato che l'argomento degli animali è sempre molto interessante e coinvolge un numero sempre crescente di persone. Aggiungiamo noi per fortuna, perché la tolleranza e il rispetto per gli animali è un indice sicuramente di grande civiltà. È cresciuta, dottore, la sensibilità verso la tutela e il rispetto degli animali? Assolutamente sì. Perché abbiamo capito, la gente ha capito, come stavo dicendo prima, che i nostri animali sono un affetto, sono una consolazione, sono i nostri animali, sono che i sono nostri la animali. Fine del mondo. E quindi è molto bello portare loro rispetto, è molto bello tenerli vicino. E anche coccolarli un po', magari alimentarli un po' meno. Alimentarli un po' meno, quindi l'impressione è alimentarli nella maniera giusta, con cibi equilibrati e soprattutto il più naturale possibile, come d'altronde avveniva in passato, no? Soprattutto in alcune case di campagna dove i gatti mangiavano in fondo gli avanzi. Assolutamente, gli avanzi, oppure facevano la pulizia dei topi, oppure proprio nei giorni di festa l'uccellino, il passerotto andava molto bene. Mi dispiace per il passerotto, ma insomma. Ecco, noi ringraziamo il dottor Paolo Mizzolo per aver accettato di prendere parte a questo appuntamento con Linea Diretta, ringraziamo i telespettatori che ci hanno pazientemente seguito e vi rimandiamo con questo programma ai nostri prossimi appuntamenti. Grazie e arrivederci.